considerano una sorta di demone, quindi noi non siamo poi molto lontani dal mondo della Babilonia, dal mondo che tuttora, come il successo del film di Friedkin ci mostra proprio nei 70, insomma, sembra indicare. Ecco, quindi l'esorcista del mondo è comunque qualcuno che non tollera questa seconda interpretazione del sogno. L'ultimo punto, appunto, questo è proprio l'ultimo, perché è il credo di aver detto diverse cose. Noi siamo partiti da questo brano, un mio brano, che si chiama appunto No Thought, perché in qualche modo nell'idea del nonsense, come nel sogno dei due monaci, c'è questa forza del non pensiero. Ecco. Noi dovremmo sforzarci di trovare un vocabolario filosofico diverso per rendere conto di una posizione che vorrebbe uscire dai dualismi delle parole, del linguaggio, perché il linguaggio sembra costruito appunto in questo modo, anche nelle lingue che mettono la contraddizione, per esempio ci sono dei caratteri cinesi che hanno significati per noi opposti anche nell'egiziano antico, però una parte di noi tende sempre a cercare una giustificazione, cioè come se il senso di volta in volta potesse essere sempre univoco e non polivoco come invece appare. Questa tendenza, questo esorcismo dell'uno, non è qualcosa che possiamo riscontrare soltanto nell'altro, ma può essere parte di noi stessi. Quando appunto la nostra vita si snoda secondo un progetto, no? Quando c'è l'idea, diciamo, che il progetto potrebbe sancire il successo, qualsiasi cosa sia, la realizzazione dell'uomo, il conseguimento del traguardo. L'esorcista del mondo sembra spostare sempre più in là il raggiungimento del traguardo. Non avrai tutto qui, ma nel regno dei cieli. Ecco, questa non è solo un'affermazione, diciamo, legata a certi culti, ma è la promessa epistemica, diciamo, di molti esorcisti del mondo. Quindi ci sarà un domani, magari oggi la vita ti sembra insignificante, ma poi domani sarà meglio. Nelle due interpretazioni del sogno, quindi, o c'è questo contenuto che io mi sforzo di cogliere, cerco di capire che cosa ha voluto dirmi questo sogno, come mai è arrivato questo sogno e non un'altra cosa, come mai questi monaci, come mai io mi sveglio all'improvviso e sono tormentato da questi sospetti. E poi queste interpretazioni che possono avere senso solo nella veglia. Qualcuno mi diceva, quando ho parlato delle due interpretazioni, ma non sono la stessa cosa, potrebbero esserlo da un certo punto di vista, ma poi nella vita ci regolano, ci orientano in diverso modo, quindi non sono proprio la stessa cosa. E dunque, allora, dove siamo? Cioè, dove siamo arrivati dicendo tutto questo? Abbiamo fatto un progresso? Oppure siamo arrivati dove già eravamo? Sappiamo già tutto, oppure sapevamo già queste cose e le abbiamo riprese, quindi prese due volte, insomma, le abbiamo recuperate. Come collocare, diciamo, la portata, dove collocare questa portata epistemica o anche interpretativa, genetica, quindi del nonsense? Cosa sarebbe questo mondo? Io ho fondato la mia causa sul nulla, questo sarebbe un altro tassello importante. Questa frase, questa parola, diciamo che tutta è una parola, è stata pronunciata da Max Stirner nel suo famoso libro sull'unico. L'unico è la proprietà, la sua proprietà, la proprietà dell'unico.
Io ho fondato la mia causa sul nulla. Nulla è senza fondamento, dice un altro filosofo che pure scriveva in tedesco, che se in questo caso si sente in Italia, del latino. Heidegger dice che nulla è come l'essere, che non c'è differenza, scrive essere barrato per dire che ormai ci troviamo nel nulla. Questo potrebbe essere, non dico l'ultimo tassello che affronto oggi, ma qualcosa che può darci, che può dirci anche lo sviluppo di un discorso sul nonsense. Intanto è qualcosa che tutti noi potremmo essere chiamati a cogliere, cioè qual è il vero? La prima interpretazione oppure l'altra? Dove dico che il vero è già uscito dalla porta, quindi non dovremmo farlo entrare dalla finestra, però è il nostro fare che ci dice molto, quindi non guardate ciò che il maestro dice, ma ciò che il maestro fa, come sempre si diceva in quegli anni. Nel primo caso, se c'è qualcosa da cogliere, tutta la mia vita, mettiamo che il mio interesse, il mio senso della vita fosse questo, tutta la mia vita si protende verso questa meta, dovrebbe protendersi verso questa meta, tutto quello che faccio. Tutti i miei interessi dovrebbero ruotare, senza farmi perdere un solo attimo di tempo, in questa direzione, perché c'è la morte, quindi io, la morte segna il confine della mia vita, perlomeno della mia vita cosciente, poi posso anche avere 100 altre vite, il karma mi può portare nel samsara, mi può dare tante altre sofferenze, ma anche tanti altri piaceri. Io dovrei più attaccarmi alla sofferenza che non al piacere, ma questo è un altro discorso ancora. Oppure, quindi, se il senso della vita, se c'è qualcosa da cogliere, allora io dovrei procedere dritto verso quella meta, dico io ovviamente. Nell'altro caso non c'è niente da cogliere, allora magari posso andare a dormire tranquillo, intendo dal punto di vista delle abitudini, cioè le mie abitudini diventano meccaniche, può esserci questo rischio. Posso attaccarmi allo stesso nulla, ecco, questo è un pericolo che per il momento in Occidente non si dovrebbe correre, perché ancora la presa dell'essere, se vogliamo dire sempre in questi toni schematici, è ancora molto forte, quindi nulla. Non amiamo tanto il nulla da affezionarci al nulla, insomma, non viviamo ancora meno la nostra vita nel nulla. Il nichilismo, certo, è un buon segnale di questo tipo, però magari il nichilismo non è il nonsense, oppure dovremmo ancora una volta, per tornare su questo, dire che c'è un nichilismo di un certo tipo e di un altro, poi di tanti, tanti altri. Quindi anche qui non stiamo forse dicendo la stessa cosa, noi stiamo parlando di un nulla che potrebbe essere anche il niente. Quindi non del nulla di cui ci si affretta a dire nell'orientalismo spicciolo che ci circonda che il nulla non è il niente. Certo, non è il niente inteso in un certo senso, ma se il nulla è tutto, il nulla è anche il niente. E questo si dice perché non dovremmo avere paura, insomma, di sprofondare nel buco nero, qualsiasi cosa sia, magari anche il buco nero è il nulla, non so più cosa trovare a questo punto per parlare del nulla. Se cominciassimo a dire, ecco, come si dice nulla, magari nelle altre lingue, volontari, si potrebbe dire, ecco, intanto che nel mondo indiano, ecco, cominciando dal sanscrito, la parola che più sembra vicina a questo non c'è niente da capire, oppure niente senza fondamento, ovvero shunya o shunyata nella sua espressione concettuale, dove il ta sanscrito funziona come il ta nella nostra lingua, quindi rende concetto eterno, lo concettizza, lo astrattizza, shunya. Ecco, shunya potrebbe essere il nulla in senso indiano, una delle tante parole che magari possono esprimere il nulla. Però poi analizziamo meglio questa parola, perché shunya è una parola usata dai buddhisti e da Nagarjuna in primis per indicare proprio
diciamo non la verità suprema, ma ciò che resta.